Ciao a tutti e benvenuti sul canale, siete su Cartomantic e con questo interattivo risponderemo a questa domanda. Che cosa sta per dirti quella persona? Restate con me. Ciao a tutti, come sempre bentrovati, bentornati, benvenuti a tutti voi che siete nuovi qui sul canale, siete su Cartomantic. E oggi con questo interattivo risponderemo a questa domanda che a molti so che frulla in testa. Che cosa sta per dirmi? Che cosa sta per comunicarvi questa persona? Ovviamente la persona alla quale state pensando, ovviamente immagino che si tratterà, almeno noi lo faremo così, qualcuno che è un vostro interesse romantico. Non è detto che le cose che vi devo dire siano così né decisive né importantissime, però ma alle volte proprio nelle piccole comunicazioni stanno grandi verità. Quindi se avete la sensazione che quella persona vi debba dire qualcosa, che comunque stia per, e magari non l'ha fatto in passato negli ultimi tempi, adesso andiamo a vedere effettivamente qual era la sua intenzione e che cosa effettivamente sta per comunicarvi. Come sempre sapete che è un interattivo, vedete qua davanti le tre pietrine che sono quella rossa, viola e bianca, ognuna di queste è associata a una variante. La scegliete e ascoltate quello che avrà da dirvi. Se non vi rispecchia del tutto è normale, se non vi rispecchia per niente provate a sentire le altre due. Se non vi rispecchiano neanche quelle non importa, lo dico sempre, andrà meglio la prossima volta. Se siete nuovi e avete voglia di andare a vedere gli altri interattivi, ricordate che valgono sempre, a meno che non abbiano una data, allora quello no, ma altrimenti sono validi dal momento in cui iniziate ad ascoltarli. Intanto io vi ringrazio come sempre per la crescita del canale e vi invito a questo punto ad andare a vedere tra stasera e domani mattina, al momento in cui sta uscendo questo video, i nuovi corsi, ed è in arrivo anche un'altra bellissima novità, almeno per me, sta arrivando un nuovo mazzo di carte cartomantiche e un sacco di altro materiale, quindi sono contenta di dirvelo in anteprima. Adesso ovviamente ci sono i tempi tecnici che sono necessari per avere il tutto pronto, comunque stanno per arrivare e sono, almeno a me piacciono moltissimo, e spero che piaceranno anche a voi. Poi avremo modo di riparlarne quando li userò poi qua negli interattivi. Come sempre vi ricordo poi che ogni lunedì su Instagram c'è l'oroscopo con l'oracle G, quindi domenica le previsioni per la settimana qui e dal giorno dopo le previsioni segno per segno più altre iniziative, anche queste che stanno partendo sempre su Instagram. Bene, con questo io non so che dirvi, se non l'avete ancora fatto e volete iscrivetevi al canale, prendetevi tutto il tempo che volete per scegliere la vostra variante e ricordatevi che il timing, quindi il link diretto alla variante che avete scelto, si trova proprio qua sotto nella descrizione del canale, vi basta cliccare e vi ritrovate dove vi aspetto per leggervi la vostra variante. A fra poco. Eccoci allora qui a vedere che cosa sta per dirvi questa persona, per voi che avete scelto la variante con la pietra rossa, che mettiamo qui. Iniziamo a vedere tra voi due qual è l'atmosfera, qual è il clima, come sempre andando a controllare le energie generali. E la Yang Urca, questa persona vuole proprio parlare, direi, e voi volete che parli. Questa è un'energia decisamente forte, l'energia Yang, proattiva, insomma, non è certo di chi sta lì a aspettare il momento giusto. Qui infatti è anche saltata fuori dalle carte, avete visto, questa persona vuole comunicarvi qualcosa. Adesso andiamo a vedere esattamente, cioè esattamente, in maniera più precisa possibile di che cosa si tratta e andiamo a controllare, anziché solo l'energia sulla situazione, vediamo quali sono le vostre energie reciproche, quindi in che condizioni siete. Non è detto che siate in contatto, magari sì, magari lo siete ma le cose non vanno come vorreste, insomma ci sono veramente tante variabili. Andiamo a controllare in linea di massima quali sono i rapporti tra voi e questa persona. Con gli Osho Zen. Ok, questa è saltata fuori per i fatti suoi. Guardate, l'intensità va a mettersi proprio qua, dove abbiamo questa energia Yang. Questo è proprio qualcuno che vuole a tutti i costi comunicare qualche cosa. Voi un po' ve l'aspettate, senso di colpa. Allora, qui è qualcuno che vuole, dunque, questo è il rapporto tra due persone in cui voi avete subito
un tradimento, o comunque se non è proprio un tradimento, avete subito, come si dice, uno sgarbo, ecco, quindi il senso di colpa è sulla energia di questa persona, pertanto è qualcuno che vuole banalmente riallacciare i rapporti e dirvi solite cose, qui sembrerebbe che vi dispiace, che gli dispiace, le dispiace, che vuole ricostruire. Questa carta della banalità, che può essere vista anche in senso non tanto positivo, in realtà io qua per ora mi limiterei a interpretarlo come la carta di qualcuno che fa un discorso, diciamo scontato, insomma, è quello che vi aspettate, è un po' quello che sperate. Non è detto che sia quello in cui credete, nel senso che da quello che vedo qui, questa persona vuole proprio spingere per potervi ricontattare, per potervi dire come stanno le cose, probabilmente parlarvi anche dei suoi veri sentimenti, perché insomma, qui le cose non sono proprio tranquille tra di voi. Potrebbe anche essere che non vi stiate sentendo, che abbiate, come si dice, chiuso la porta. Mettiamo intanto questa qua finché dura. Comunque per ora tutte queste energie danno come questa energia Yang, questa propulsione proprio nei vostri confronti sull'altra persona. È qualcuno che vuole parlare, forse non glielo state permettendo o non siete ancora nello spirito giusto. Infatti qui abbiamo la papessa. Vi state prendendo del tempo, state cercando di metabolizzare l'accaduto. State rivivendo e ristudiando, proprio come fa la papessa, ogni singolo avvenimento di quanto è successo tra di voi. È un'energia fredda, non siete certo nello spirito adatto di sentirsi condire via con un mazzo di fiori. Qua siete veramente rigidi, comunque sulle vostre, insomma, questa è un'energia molto forte. Di chiusura, diciamo, comunque se non di chiusura, di riflessione molto forte su quanto è accaduto, e questa persona rischia in questo momento, perché deve stare molto attenta a come parla. Rischia, se fa troppo dramma, troppo teatro, che le sue azioni cadano ulteriormente in basso. Quindi qui bisogna stare, deve stare molto attento. C'è qualcuno di voi addirittura che proprio non vorrebbe sentire niente, ma nella maggior parte dei casi questa stesa mi dice che chi sta per dirvi, chi sta per parlarvi, deve dosare molto bene le parole, i toni e anche un'eventuale ricostruzione dei fatti, magari un po' fantasiosa. Ecco, qui bisogna essere, deve essere sincera questa persona con voi, se no non ha scampo, veramente. Allora andiamo a vedere quali sono stati i mutamenti e quali saranno in questo vostro rapporto. Vediamo. Questa è proprio una vera confessione e ammissione di colpa, eh? Cerchiamo di indovinare che effetto sortirà su di voi, anche se questa persona rischia veramente grosso. Sì, allora, diciamo che qui c'è, si va da una superficialità a questo è proprio il crogiolo, la gabbia. Deve stare attento, insomma, chi sta per parlarvi deve stare attento perché rischia di andare dalla padella alla brace, dalla padella al pentolone, insomma. Quindi sa, ecco, questa è l'energia che c'è su questa situazione, pertanto bisogna assolutamente, bisogna, voi non dovete fare niente, aspettatevi un'azione forte da questa persona, perché vuole a tutti i costi risistemare le cose tra di voi, però insomma, da quello che vedo ancora non ha capito che qui è ora di smettere di fare tanto teatro, bisogna andare dritti al punto con sincerità, senza tante promesse che voi ormai ritenete vuote e inutili. Vediamo qual è la parola chiave qua, devozione. Va bene, teniamocela buona. Fa sempre piacere comunque, voglio dire, piuttosto che vedere qualcuno che lo fa soltanto per fare bella figura. E vediamo se abbiamo un punto debole da sbloccare in questa storia. Abbondanza, allora, vale per tutti e due in questo caso.
Sicuramente chi è qua all'esame di questa stesa è qualcuno che si è approfittato di una situazione che andava bene per prendersi delle, chiamiamole, divagazioni sul tema, ha un po' apprezzato troppo poco quello che aveva e si è permesso o permessa di appunto andare a vedere altre persone, comunque di frequentare altre persone e non ha apprezzato questa abbondanza. Dall'altra parte è un po' un monito perché siccome è un blocco che c'è, voi siete in questa energia di rigidità, no? Giustamente perché evidentemente qui qualcosa è successo, quindi è logico che adesso non siate facili da condire via in qualche modo. Però è anche un consiglio, nel senso, ricordatevi che adesso il clima è questo, quindi questa persona vuole a tutti i costi tornare, non è detto che sia sempre così, quindi prendetevi tutto il tempo che volete, però ricordate che in ogni caso potrebbe essere comunque un'occasione da tenere presente, non è detto che questa abbondanza, no, questo disponibilità e questo desiderio di venirvi a cercare sia sempre lo stesso. Quindi adesso ci mettiamo queste carte qui, andiamo a prenderci le ragazze come sempre e ci facciamo la nostra stesa. Qui abbiamo proprio orgoglio ferito, ragazzi. Qui questa persona ha fatto veramente danni, veramente danni. Taglio, e beh, allora, che cosa sta per dirvi? Che desidera riprendere alla grande i rapporti che c'erano tra di voi. Io, come sempre, dico qua, ovviamente la prima cosa che viene da pensare è una coppia che è andata in crisi per un tradimento. Prima lettura, diciamo, però siamo tanti, quindi qual è la seconda parte di questa lettura che potrebbe andare bene? Potrebbe essere se, effettivamente che magari non siate ancora, non foste ancora arrivati a un livello di coppia, però comunque qualcosa che ha ferito, come abbiamo visto, profondamente il vostro orgoglio, vi abbia fatto mettere in una posizione di freddezza e che quindi questa persona voglia recuperare il terreno perduto. Io credo che comunque un minimo di approccio come minimo ci debba essere stato, perché uscendoci proprio un tradimento, un senso di colpa è qualcosa che andava contro un legame che c'era già. Però se anche potesse essere stato semplicemente mamma mia, cioè allora, forse, ma forse qui si tratta proprio di tradimento e qualcosa che mamma, eh sì, eh sì. Allora, più chiare di così. Chiamo a raccolta tutte le mie corsiste e i miei corsisti. Allora, qui effettivamente qui c'è stato un tradimento, come dicevo, applichiamolo pure anche a un'amicizia, anche se io non credo che chi sta ascoltando questo interattivo sia mosso, almeno per la maggior parte, da questo interesse, però ci sta, nel senso che possiamo andare a leggerlo anche così. Questo è un tradimento nel senso, allo stesso tempo vasto nel termine, proprio il tradimento della fiducia, perché la serpe è proprio la cosa peggiore che si possa fare, nello specifico è proprio il tradimento, quello di coppia, ed è qualcosa che ancora in questo momento pesa. In questo momento i vostri rapporti non ci sono, o se ci sono, sono limitati al minimo assoluto, quindi non è una situazione facile. Ecco perché questa persona spinge. Qui addirittura è stata proprio ingannata la vostra fiducia e i rapporti si sono chiusi, però sotto quello che vediamo è che i rapporti formalmente si sono chiusi, ma sotto permane ancora qualche cosa. Noi stiamo indagando su quello che vuole dirvi, quindi andiamo a prendere questa stabilità come ciò che c'è nell'animo di questa persona. È una persona sulla quale adesso pesano gli effetti di ciò che ha combinato, però è una persona che si sente ancora fortemente legata a voi e che sta soffrendo per com'è la situazione. Sta soffrendo anche per come sta man mano capendo, comprendendo quello che ha fatto. Questo è proprio il tradimento della vostra fiducia, della vostra più che non solo fiducia, qui ho proprio tradito gli ideali che avevate in comune, ha fatto doppio gioco, mi ha proprio detto una cosa e fatto un'altra, cioè insomma ci sono tanti modi di ingannare, questo è uno dei peggiori proprio, ha fatto
la faccia dell'innocente e intanto si faceva i fatti suoi. Certo, può valere anche per un'amicizia tradita, nel senso può essere il doppio gioco all'interno di un gruppo di amici, però insomma io qua ci vedo soprattutto questo, perché vedo soprattutto il desiderio di recuperare una situazione che non è più in atto in questo momento, situazione che sente molto incerta, che cosa sceglie, che cosa farà, sta per dirvi tutto quello che prova, compreso la confessione è anche abbastanza minuziosa di come sono andate le cose, perché secondo me è vero, ha fatto ciò che ha fatto, però probabilmente si attaccherà a qualche dettaglio che non conoscete per poter, se non girare la cosa, almeno alleggerirla un pochettino. Certo che voi però siete questo che non sa la personcina e che voi siete con questa bella energia della papessa, quindi come se aveste le braccia incrociate ad aspettare che finisca di parlare per poi dire: e beh, abbiamo questa parola chiave, questa devozione, ma d'altra parte si vedeva, è una devozione che c'è, cioè è un sentimento che ancora prova. Soprattutto vediamo qua nel mirroring che è una persona che tutto sommato, pur avendo questo piccolo difettuccio, quindi di essersi comportata in un modo sicuramente sbagliato, quello che prova per voi non lo prova per nessuno. Io non giustifico mai i tradimenti e non trovo che ci sia una scala di valori, perché il tradimento è tradimento, punto. Certo, ci sono quelli più teatrali, diciamo, e quelli meno, ma poi alla fine è la fiducia che si tradisce, quella è una sola. Però vi devo dire che questo è stato, se vi interessa, un tradimento per, appunto, per eccesso di sicurezza, come per dire tanto quello che c'è tra noi non viene scalfito, figurati se faccio una scappatella da una parte, cosa vuoi che cambia? Non ha pensato che invece addirittura è quasi peggio, insomma, in questi casi. Vi rassicuro sul fatto che non c'è strascico di quanto c'è stato con altre persone adesso nella vita di costui o costei che sta per dirvi qualche cosa. Ecco, tenete presente che adesso è un impeto molto forte quello che lo o la sta muovendo, è un impeto veramente con questa energia che abbiamo visto, energia Yang, quindi adesso, in questo momento, è proprio con questo, guardate, col fuoco tra le mani, proprio, no? Sta partendo a sprombattuto fuoco di questa energia Yang che va a scontrarsi con il gelo di questa papessa. Anche qui questa persona ha sottovalutato, non ha apprezzato sufficientemente l'abbondanza di sentimenti che c'era tra voi. Allo stesso tempo, qui è un monito molto gentile nei vostri confronti di ricordarvi che tutto questo fuoco poi insomma un po' potrebbe svanire in futuro. Potrebbe anche essere un bel e chi se ne frega, nel senso perché se voi ormai non volete lasciare spazio a questa persona, poco vi importa. Certo non è un invito a far andare bene le cose perché poi se no ci ripensa, assolutamente no. Però ecco, diciamo che quest'impeto così vigoroso che c'è in questa stesa ha una sua durata, ma poi dovete essere voi a decidere quanto spazio dare e quanto no. Cosa sta per dirvi? Quindi vi sta per dire che si sente in colpa, che ha sbagliato, che non succederà mai più, deve stare molto attento perché il modo in cui ve lo sta per dire, effettivamente, guardate questa intensità, il modo in cui ve lo sta per dire potrebbe, se gestito male, non dico peggiorare le cose, ma lasciarle congelate così come sono, e quindi passare, come ci hanno detto i Dixing, dalla padella alla brace. Comunque vi dico, è una persona che ha agito per superficialità, lungi dall'essere una giustificazione, però comunque un dettaglio che è importante tenere sotto controllo, insomma, ripeto, cambia niente. Però vi dirà anche questo, attenzione a chi parla, non a voi, perché qua il rischio è proprio quello di dire le solite cose, di dirle magari in un modo un po' troppo enfatico, e quindi per voi che siete in questa energia poco credibile, e i risultati potrebbero non essere proprio conformi alle sue aspettative. Sta di fatto che quello che vuole, questa è proprio la comunicazione a tutto spiano, sta per venirvi proprio a vuotare il sacco, a chiedervi perdono, a chiedervi di ricominciare e a chiedervi proprio di proseguire il progetto che avevate in comune di vita, di amicizia, ma io penso soprattutto di amore. Insomma, deve aver veramente fatto qualcosa di bruttino, anche perché ho visto che sono saltate fuori due carte mentre mischiavo, che mi parlavano proprio di orgoglio ferito, ma orgoglio non nel senso negativo, vi ha proprio
segato le gambe questa persona, quindi è comprensibile il vostro atteggiamento. Vedremo cosa succederà una volta che vi avrà parlato. Quindi, perché ha scelto la pietra rossa, questo è quello che state per sentire dalla persona che avete in mente. Spero comunque che gli effetti poi saranno buoni. Nel frattempo mi fermo qui. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere il like e di iscrivervi al canale. Naturalmente attivate anche le notifiche, seguitemi su Instagram, iscrivetevi alla newsletter e venitemi a trovare su cartomantica.com. Come sempre io vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantica. Ciao! Vediamo perché ha scelto la pietra viola, che cosa sta per dirvi la persona alla quale state pensando. Quindi vediamo qual è proprio il tono del messaggio e anche, insomma, il senso di quello che vi vuole dire. Vediamo in questo momento l'atmosfera, come sempre tra voi, qual è, quindi qual è l'energia che aleggia su di voi. Naturalmente andiamo a vedere invece quella reciproca, però adesso com'è il clima della situazione. Qui e ora. Direi che io credo che non dobbiate aspettare molto, così a occhio, a una persona che vuole farlo, sente di doverlo fare senza indugiare ancora rispetto a quello che ha fatto fino adesso, proprio come se fosse una necessità. Vediamo tra di voi che cosa sta succedendo, se siete in contatto, se vi parlate, magari siete in ottimi rapporti, perché intendiamoci, non è detto che debba sempre essere qualcosa di sconvolgente e negativo, magari è una bella dichiarazione o una smentita di qualcosa che invece voi state vedendo da un punto di vista più negativo. Stiamo a guardare, questo siete voi, l'altra persona e tra voi una sorta di sintesi di queste energie che circolano. Cerchiamo di capire un po' di più chi è in questa stesa, in che rapporti è. Dunque, questa non è una situazione semplice, te pareva, però certamente sta per risolversi. Allora, io qua penso più che sia un distanziamento tra due persone che non hanno avuto una relazione, che sono andati a tanto così dall'averla. Sono quelle situazioni un po' ibride che lasciano sempre poca libertà di movimento e quindi generano spesso o imbarazzo o proprio un'incapacità di mandare avanti le cose, dubbi, titubanze. Insomma, sono situazioni belle all'inizio perché sono molto romantiche, però poi quando vanno avanti, uffa, no? E qui siamo così. Vedo voi soprattutto in una energia di chi finge, no? Di indifferenza, o forse state anche tentando di far ingelosire questa persona. Comunque è un'energia di qualcuno che indossa, come vedete, una maschera, no? O magari vi state negando, cioè non escludo anche una sorta di piccola strategia nello stimolare appunto la favella di questa persona. Quindi diciamo che state dietro una maschera o comunque dietro un atteggiamento un po' cercando di dirigere le cose in modo che sbocci qualche cosa che questa persona parli, tanto è vero che vediamo il soggettino con questo isolamento, che è una carta di estrema freddezza, ma freddezza non sua nei vostri confronti, si sente oggetto di freddezza, si sente proprio isolata, si sente messa da parte, senza un apparente motivo. Ecco, io qua credo che proprio voi vi siate stancati o stancate di tirarla in lungo e adesso stiate apposta un po' defilati nella speranza che appunto questo isolamento stimoli qualche cosa, o ancora di più magari state non so, dando l'impressione che uscite con qualcun altro o che insomma questo rapporto vi abbia un po' così proprio stufato e che stiate cercando altrove qualcuno di un po' più sveglio, diciamo in due parole. Questa voce interiore è proprio, cioè c'è molta connessione tra di voi, quindi questa cosa sta stancando l'altra persona e sta stancando però anche voi, che non siete certo un soggetto che
attua strategie con facilità. Sta di fatto che questa persona sta cedendo e questa è sempre una bella notizia comunque perché qui è un cedimento bello, pregno di novità. Cedere vuol dire che sta per venirvi a parlare. Vediamo che cosa sta per dirvi perché come vi dico qua secondo me il rapporto non è mai partito. Potrebbe dirvi che vuole che parta come potrebbe spiegarvi perché non parte. Ancora non sappiamo niente. Diciamo che quella voce interiore mi dice anche che forse un po' vi aspettate quello che vi dirà. Però la voce interiore a volte è sempre da ascoltare, ma a volte, soprattutto in questi casi, e beh, allora, questo è proprio prendere iniziativa. Con il qui e ora e con questa situazione di isolamento, di gelo in cui si trova, io per adesso ci vedrei proprio l'iniziativa e mi auguro un'iniziativa di quelle positive, quindi un reagire all'isolamento in cui l'avete relegato, relegata e quindi finalmente prendere un po' di coraggio. Veramente sarebbe un peccato lasciare andare una cosa soltanto perché non si ha poi coraggio di fare che, ecco, di dire quello che si prova. Vediamo cosa abbiamo qua. Allora, qui io ho detto che succedeva presto, però questa è proprio la reazione di qualcuno che sta meditando sulla propria solitudine e quindi vi verrà a dire anche questo, che non vuole stare senza di voi. Ecco qual è il tono della prima cosa che sta per dirvi, poi naturalmente ne seguiranno altre. È chiaro, insomma, soprattutto se voi date questa possibilità di ripresa nei rapporti. Vediamo qual è il blocco, a parte tutto quello che stiamo vedendo, però quale può essere il nodo sul quale lavorare anche voi, visto che siete in vena un po' di mettervi in gioco, no? Per stimolare una reazione. Vediamo cosa c'è che turba questa comunicazione fino ad ora. Paura del rifiuto. Questa persona e anche voi, perché ripeto, questo è un blocco che di solito si può applicare ad entrambi, questa è la paura del rifiuto. Allora, sull'altra persona non possiamo farci niente, se non incoraggiarla nel momento in cui arriverà, perché sta per dirvi, che, regge male questa solitudine, questo raffreddamento nei rapporti che c'è stato tra di voi e che vuole qualcosa di più, però lo farà sia con toni di chi teme il rifiuto e sia magari anche dicendovi che tutto questo periodo così di né carne né pesce è stato dettato proprio da questa paura di essere rifiutato. O magari l'avete già rifiutato, qua è volato di tutto, ma sono veramente tante. Un attimo che li prendiamo. Mi è volato mezzo mazzo, quindi direi che le rimischiamo. Se no voglia le parole chiave, facciamo una lettura solo con questo. Allora, persona oltremodo timida che teme anche in caso di rifiuto di essere un po' magari oggetto di conversazioni di altri, pur secondo me dovendo aver capito che siete una persona fin troppo riservata, visto che lui o lei in questo momento è l'oggetto di questa vostra riservatezza, però insomma, quando si hanno dei timori a volte non si considerano le cose in modo molto obiettivo. Quindi per ora rimettiamo queste a lato e andiamo a farci la nostra stesa per vedere, appunto, già abbiamo capito che cosa sta per dirvi e anche i tempi, perché qui c'è un bel qui e ora, quindi tempi molto rapidi. D'altra parte abbiamo impostato così la stesa, quindi per forza doveva uscire qualcosa del genere. Vediamo che qua. quando saltano fuori queste carte fa sempre piacere. Sicuramente vi parlerà dei suoi sentimenti, ma che fatica, ragazzi, però. C'è proprio qualcuno che ha paura di essere rifiutato. E infatti, allora, vi chiederà di calare la maschera, qui c'è poco da fare. Si è fatto molti film, o fatta molti film,
su quello che può essere successo in questo vostro periodo di distanziamento. Non credo che sia stato proprio una cosa netta in blocco, per molti può essere stato proprio un raffreddamento dei rapporti, e l'abbiamo visto da quella carta, però nel frattempo questa persona ha veramente valutato ogni possibilità, da che vi siate stancati in generale e che quindi non vogliate più continuare anche un semplice rapporto d'amicizia, al fatto che magari sia arrivato qualcuno che è diventato il vostro interesse romantico e quindi se stava per nascere qualcosa tra voi questa cosa è andata in fumo, insomma vorrebbe proprio che appunto come dico che calasse la maschera e sta proprio arrivando qua tra il qui e ora. Urca. Allora vi viene a parlare proprio a cuore aperto questa persona, ha bisogno di soluzioni. E rimpiange molto quello che c'era tra di voi, eccolo qua, e vuole fare iniziare qualcosa. Mamma come sta male? È veramente una persona che teme moltissimo il rifiuto, ma che vive come rifiuto qualunque atteggiamento negativo nei suoi confronti. Quindi nel momento in cui voi vi siete allontanati, distanziati e voi che state guardando questo interattivo l'avete fatto un po' o per stizza o per, come dicevo, per stimolare una sua reazione, certo. Questa reazione c'è stata e ve lo dirà, come vi dicevo, si vede che soffre questa solitudine, questo distanziamento da voi. Ma la prima cosa che ha pensato e che adesso è ancora sotto latente, no? Che quindi un po' blocca, ecco perché abbiamo questa paura del rifiuto, è ecco, non mi vuole più. Non forse ho tirato in lungo, forse ho impedito che le cose andassero in modo più chiaro con le mie reticenze, con il mio scappare. No, qui è lo sapevo. Sei stufato, sei stufata ed eccoci qua. Però questo momento di riflessione, soprattutto la mancanza che sente nei vostri confronti, ha stimolato questo desiderio di chiarezza, perché sente di non poter fare a meno di voi. E questo è, scusatemi, la parte migliore, perché è quello che vi verrà a dire proprio per risolvere. Gli manca un pezzo, o le manca un pezzo in questo momento, senza di voi proprio non si sente completo. Quindi è un rapporto secondo me che, anche se secondo me non era ancora diventato un rapporto di coppia, o magari era appena iniziato, comunque era molto profondo, si basava e si basa tuttora su qualcosa di molto profondo. Se vedete qui abbiamo il bagatto come energia per come si proporrà, quindi qua è ancora una persona in questo contesto, non in assoluto il bagatto, però è qualcuno che ancora non ha la necessaria esperienza per comprendere le vostre dinamiche. È una persona, secondo me, proprio inesperta. C'è questo bambino, cioè ingenua, soffre, capisce quello che vede, capisce che non ci siete più, che non siete più lì come prima. Si fa un sacco di film, ma sempre volti a denigrarsi, avrà trovato qualcuno di meglio, si sarà stufata perché sono noiosa, noiosa, starà facendo la sua vita bellissima, certo con me si annoiava, certo eravamo amici, ma cosa mi sono andato a pensare che potesse essere qualcosa di più? L'energia sotto è ancora quella dei topi e sta, ahimè, perfettamente con questo nodo da sciogliere della paura del rifiuto, quindi guardate quante cose si figura questa persona, oddio, e se poi mi dice di no, e se poi c'è un'altra persona, e se poi c'è qualcos'altro. Questo è. E una voce interiore forte che la fa muovere e che muove anche voi, uno nei confronti dell'altro, sta di fatto che questo isolamento in questo momento vi sta facendo del male. Teme questa cosa, ma cosa viene a fare? Vi viene a dire proprio, vuole una conversazione chiarificatrice, viene. Vi cerca, qua non dovete andare a cercare, vi cerca, vuole cominciare qualcosa, anche se per lui o per lei è un po' come un salto nel buio, perché si sente molto più coinvolto di quanto non sia in grado di gestire in questo momento. Viene proprio quasi direi per disperazione, perché non vuole stare senza di voi. E vi parlerà con assoluta franchezza, con assoluta sincerità. Non confondiamo appunto questa carta del cane, come mi viene a parlare di amicizia, no, allora su questo ci basiamo, ma questa è una carta di estrema lealtà. Qui vi viene a parlare a cuore aperto, vi viene a chiedere di fugargli i dubbi, quindi ricordate che avevamo la serpe con la faccia, quindi vi chiede di calare quella maschera che, guarda caso, era uscita nelle vostre energie con questa carta della politica.
da questo isolamento parte proprio qualcosa da lì dentro che non è subito positivo, perché è una persona, come vi dico, che sta soffrendo, che la sta vivendo piuttosto male, difatti soffre questa solitudine, si sente persa senza di voi, ve lo dice. Ecco, un piccolo consiglio che viene da qua: cercate di mettere questa persona proprio a proprio, naturalmente se è quello che desiderate, ma immagino che se state ascoltando questo interattivo sia questo che sperate, no? Una mossa nei vostri confronti e che vi dica chiaramente quali sono i suoi sentimenti, che sono sentimenti d'amore. Ecco, state preparati però a un pizzico di ingenuità, di banalità, che potrebbe sembrarvi anche un po' grezzo come modo di parlare, no? Magari grezzo nel senso senza quelle tecniche così altisonanti di chi è abituato a parlare d'amore. Questa è una persona che non è abituato a queste dinamiche, potrebbe farvi sorridere. Ecco, no, ricordatevi questa paura, questo timore che ha, che è molto forte, cioè siamo sullo stesso piano, la voglia di avanzare è quasi pari in questo momento al terrore del rifiuto, quindi vi verrà a parlare, vi parlerà in assoluta sincerità. Non vedo tanto romanticismo all'inizio, vedo soprattutto delle parole volte a fare chiarezza, a togliere questi topini dalla sua emotività, a assicurarsi che non ci sarà un rifiuto. Dopo. Ci sarà tutto il resto se voi lo vorrete, ma in questo momento proprio sta per arrivare, lo vedete, sta arrivando proprio una comunicazione che è borderline con l'amicizia, ma è un'amicizia che già era carica di altro, quindi qui si tratta prima, viene prima a chiarire, a capire, a tirarvi giù la maschera, a capire se anche voi provate qualcosa. Subito dopo poi, se lo vorrete, naturalmente il tono della conversazione cambierà. Ma all'inizio, ecco, non rimanete delusi se l'inizio della conversazione è più una trattativa che non una confessione d'amore. Ci sarà subito dopo, ma qui è qualcuno che ha molta paura di essere rifiutato, quindi sta molto attento prima a mettere i suoi paletti per vedere di non cadere nel burrone. Però, insomma, sta di fatto che questa persona prova dei sentimenti molto forti e desidera mettervi a corrente e desidera oltretutto poi avere una storia con voi. Quindi questo è proprio quello che farà, perciò state pronti, mi raccomando, non sorridete davanti a una certa ingenuità che è così rara al giorno d'oggi, quindi apprezzatela se potete, poi però insomma una volta che la confessione c'è, poi potete anche voi dare una mossa alla cosa, se no rifacciamo un altro periodo come questo. Bene, quindi questo era per voi della Pietra Viola. Se vi è piaciuto il video, naturalmente vi chiedo di mettere il like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram, su cartomantica.com, e se volete potete iscrivervi anche alla newsletter. Bene, come sempre io vi faccio un enorme in bocca al lupo, vi ringrazio per essere stati con me fino ad ora e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantica. Ciao a tutti. Vediamo perché ha scelto la pietra bianca, che cosa sta per dirvi questa persona. Come sempre andiamo a controllare qual è l'energia che c'è sopra di voi, quindi in che situazione siete adesso. Controlliamo subito qual era quella delle risposte per vedere proprio come siete messi. Magari siete insieme e vuole dirvi una cosa bella o no, magari non vi parlate. Vediamo un po'. Il pensatore. Questa energia ci dice che la persona sta meditando qualcosa che vi vuole dire, non ci dà ancora un indizio sufficiente per comprendere se siete in contatto o no. Immagino che questa energia stia comunque trapelando tra di voi, perché è un'energia molto forte, è qualcuno che sicuramente sta pensando come dirvi qualcosa, non solo che cosa dirvi. Proprio pensatore, soprattutto in questo contesto, direi che è particolarmente significativa come carta. Adesso vediamo tra voi due proprio, quindi non sulla situazione, ma come siete uno in rapporto all'altro. Queste ormai si sono appiccicate bellamente. Andiamocene a prendere una anche qui e vediamo un'energia di sintesi tra di voi. Qual è? Ok, allora. Voi l'energia è buona, state proprio, questa è la rinascita, la ripresa. Vi
A volte è la ripresa dopo qualcosa di spiacevole, perché insomma questa energia un 10 di spade, perciò è qualcosa che si è concluso che adesso vi sta facendo rinascere. Questa persona invece è attaccata al passato. Oibò, cominciamo subito a unire i puntini, qui c'è poco da fare. Vediamo tra di voi, qua c'è stata una rottura. Ecco, io ero partita subito con le migliori intenzioni. Qua il desiderio che c'è di questa persona, quindi l'atmosfera, l'energia che circola tra di voi è quella di una rottura e adesso di invece un irrompere di nuovo nella vostra vita, perché attaccato al passato l'energia generale è questa, quella del pensatore, con la differenza che secondo me voi siete in un'energia migliore, non vuol dire che stiate bene, che quindi abbiate superato tutto. Io ve lo auguro naturalmente, però questa energia di rinascita avete superato, diciamo, il punto massimo di dolore, di comunque di quando c'è una rottura e vi state incamminando proprio verso una ripresa, una rigenerazione delle energie, mentre l'altra persona, quindi il pensatore in questo caso per voi è aver riconsiderato quello che è successo e cercare di andare avanti, l'altra persona non ci riesce. Un'altra persona, evidentemente, questa energia da pensatore è proprio quella di qualcuno che sta rimuginando e sta cercando di trovare una via d'uscita. Questa carta, questa energia, che è molto forte, ci dice che comunque ancora tra voi le cose non sono insomma, tornate in clima di serenità e che alla fine di questo processo così di meditazione su quello che è successo, questa persona intende proprio buttarsi per vedere, chissà, di recuperare qualcosa, visto che c'è ancora forte questo attaccamento al passato. Andiamo a dare un'occhiata per quanto riguarda gli arcani maggiori, quale sarà quello che ci dice più o meno qualche specifica in più. La giustizia. Queste sono proprio le energie di qualcuno che vuole riparare, vuole mettere ordine, vuole ripristinare quanto c'era prima in termini proprio di giustizia, di equilibrio, perché non riesce ad andare avanti e perché non trova giusto effettivamente che le cose tra voi stiano così. Questa persona vuole parlarvi quasi sicuramente anche di qualcosa che non sapete e che ha portato a questo vostro distanziamento. Vediamo se lo ascolterete. Comunque, noi qua stiamo per capire che cosa vuole dirvi, cosa sta per dirvi. Anche qua i tempi, ecco, qua per adesso non li vedo rapidissimi, ma neanche lenti. Quindi, mentre per altri casi potevamo ipotizzare addirittura una questione di giorni, o magari anche meno di giorno, qui invece potrebbe essere anche una settimana, 15 giorni, perché c'è proprio questa energia che trattiene, non riesce, qua è proprio attaccato, è trattenuto. Vediamo che cosa ci dicono dei mutamenti che sono avvenuti e che possono avvenire a seguito di questa comunicazione. Allora, sì, ha proprio bisogno di riprendere con questo esagramma. Riguardarsi, ha bisogno di riprendere i contatti perché per lui o per lei, adesso chiunque voi stiate, a chiunque voi stiate pensando, manca proprio, vedete qua, il nutrimento, manca proprio come il vostro rapporto come fonte di avanzamento. Voi invece state avanzando da soli, invece qui ha bisogno questa persona di rimettere ordine, di rimettere giustizia ed equilibrio in una situazione che l'equilibrio era perso. Non è detto che sia stato per un tradimento, non ci si distanzia solo per questo, a volte anche per, anzi molto più spesso, anche proprio per una divergenza di opinioni, per una divergenza tra partner o insomma magari in un momento uno vuole di più, l'altro vuole di meno. Qui proprio c'è questa ricerca di equilibrio. Andiamo a guardare qual è il blocco da superare. Più importante perché gli altri già abbiamo capito quali sono, giusto per capire che cosa sta per dirvi. Proprio qui c'è la ricerca, bisogna fa fatica ad andare avanti per trovare delle risposte, cioè, fa fatica comunque
ad avanzare, è in cerca di qualcosa, è in cerca di voi. E sta pensando come fare, quindi che cosa vi dirà? Adesso vediamo la parola chiave e poi lo scopriamo con le nostre solite Lenormand. Perdita. Questa proprio ha bisogno di avervi, sente fortissimo senso di perdita. Vuole riequilibrare questa cosa perché non riesce a superare la perdita e quindi il distanziamento che in questo momento è tra voi. Adesso queste, come sempre, le mettiamo da parte per avere maggiore spazio e controllare questa stesa e vedere che cosa sta per dirvi. Verosimilmente questo allora è il punto di partenza, quello che siamo andati a vedere, e vediamo quanto di quello che realmente prova, che abbiamo visto qui, uscirà dalla sua bocca per essere poi discusso con voi o comunque messo a confronto con quello che pensate voi. Sente un profondo senso di ingiustizia in questo momento per come stanno andando le cose, quindi probabilmente, beh sì. Allora, qui semplicemente, veramente, così come era uscita quella torre, è in un'energia di riflessione, ma alla prima occasione qua cerca un contatto. Contatto, ecco, molto contrastato questa ricerca di contatto perché è pronto appena o pronta appena c'è questa occasione a dirvi, a parlarvi, a chiedervi qualche cosa, però c'è anche una grande indecisione, c'è una grande titubanza perché non sa bene che cosa trova. Dovrebbe saperlo perché qui qualcosa è successo. Insomma, qualcosina qui è successo. Questa è proprio un'offerta di pace, un'offerta in nome dei vecchi tempi, in nome di quello che c'è stato tra di voi, in nome di questo, guarda caso, c'è uscito rovesciato, meno ne leggo rovesciato, però insomma, wow. Allora, questa persona viene a parlarvi per chiedervi di tornare insieme, per chiedervi, ecco, potrebbe essere come seconda ipotesi che non siate fisicamente separati, ma che sia quasi peggio, nel senso che vi vive come una persona assolutamente distante. Io penso che in questo momento, come minimo, il rapporto sia chiuso. Quindi la logica fa pensare, la logica che poi non è quella che comanda, ma insomma, che non vi stiate proprio vedendo. Qui c'è il bisogno di guardarsi, di frequentarsi. Era uscito anche nei mutamenti che abbiamo guardato, però. Può darsi anche, e questo va detto perché non è sempre così, no? Che siate magari insieme, che vi vediate, che vi frequentiate, che magari viviate sotto lo stesso tetto, però la situazione è di assoluto distanziamento, come se foste uno da una parte e uno dall'altra. Questo è proprio un messaggio dal profondo del cuore che arriva, però certamente che mostrerà i sentimenti che prova. Fa una fatica tremenda a parlare questa persona, insomma, non dimentichiamo che mentre voi state cercando di evolvere, questa persona non riesce a staccarsi dal passato, quindi sta trascinando questo clima che c'è tra voi probabilmente da molto tempo. Mi viene da pensare a questo punto, mi fa sorridere l'idea che potrebbe anche essere un ritorno di quelli che tanto sono richiesti, no? Quando si fanno non solo gli interattivi ma anche le letture, può essere un ritorno. Sì, qualcuno però che, come vi dico, sta mettendo molto impegno nell'elaborare il perché c'è stato questo distanziamento, che non ha superato, neanche voi avete magari superato, però ve ne siete fatti una ragione, questa persona no. Quindi è come se fosse quasi impossibilitata a parlare liberamente, perché pesa ancora tanto un senso profondo di ingiustizia. Quindi che cosa vi dirà? Purtroppo, cioè purtroppo, fortunatamente vi viene a parlare, come vi dicevo, dal profondo del cuore, ma il tono e anche le dinamiche del discorso che ci sarà, per cui appunto, pur avendo rimandato e pur avendo molte indecisioni, arriverà alla prima occasione utile, il tono non sarà dei migliori, dei più propizi, sceglierà delle parole un pochino sbagliate,
secondo me qui c'è anche un po' come dinamica il ributtarvi addosso delle responsabilità per come sono andate le cose tra di voi. Quindi pur confessandovi e aprendosi, quindi dicendo quali sono i sentimenti d'amore che prova per voi, questa sofferenza che si trascina da tempo e che non ha superato, e questo attaccamento al passato continuo a rimuginare su come sono andate le cose, gli ha sviluppato o le ha sviluppato anche un po' di astio nei vostri confronti, poco, però quel tanto per non doversi assumere completamente la responsabilità di come sono andate le cose. Quindi c'è un desiderio di rimettere in piedi le cose, di ricostruire, ma aspettatevi comunque che con il desiderio di mettere proprio giustizia e questo senso invece di perdita che ha, guardate quanto è forte, è uscita ed è proprio alla ricerca di una soluzione, diciamo che nel corso del tempo che vi ha visti così separati, qua si è fatto come una idea per stare bene, che le colpe erano da tutte e due le parti. Quindi non discuto sulla sincerità dei sentimenti, ma diciamo sul modo che avrà di cercare di recuperare la situazione, ecco, un po' sì. Questa è una persona che è in gran parte responsabile di come sono andate le cose tra voi, vuoi per freddezza, vuoi per disinteresse, per mancanza di complicità o in ultima analisi anche un possibile tradimento, una sbandata, insomma, però ecco, qua proprio c'è lo sgretolamento progressivo di una relazione nel passato, rompendosi questa relazione, quindi distanziandovi non più partner, con l'andare del tempo ha sentito invece che i sentimenti erano molto più forti di quanto non avesse voluto far caso, quindi adesso c'è questo desiderio, però c'è anche un po' questo però anche tu avresti potuto, in fondo io ho fatto questo perché tu hai fatto quest'altro, questo purtroppo lo vedo. Quindi siccome siamo qua a vedere che cosa sta per dirvi, quindi non solo quello che prova, stiamo analizzando proprio anche le motivazioni che porteranno questa persona ad esprimersi in questi termini. Le motivazioni sono paura, questo senso di perdita sempre crescente, consistente, fino al momento in cui vi parlerà. È una persona che non sa bene, è dovuta andare in cerca di se stessa, andare a rianalizzare tutto quello che c'è stato tra di voi. È andato proprio alla ricerca di... Le responsabilità quando avvengono queste cose sono sempre da entrambe le parti, però per quello che vedo qua, diciamo, la responsabilità maggiore, o come dicono i bambini, ha iniziato questa persona. Poi non si può fare una colpa, le cose vanno come vanno, però diciamo che l'inizio di questo raffreddamento dei rapporti è arrivato da lì. È dura da ammettere, soprattutto quando si capisce che gli esiti di questo distanziamento sono in questo momento quasi irreparabili, che voi vi state rifacendo o una vita, comunque ve ne state facendo una ragione, proprio nel momento in cui lui o lei si sta rendendo conto che ha bisogno invece di stare con voi. Intendiamoci, non è un bisogno materiale, è un bisogno proprio morale, emotivo e sentimentale, quindi è in un momento di grande paura e di grande incertezza. Come sempre, quando le persone sono incerte, quando le persone sono anche un po' introverse, non sanno quello che trovano, a volte fanno ricorso, lo facciamo tutti, quindi non è che parlo di chissà chi, vale per tutti, facciamo ricorso a qualche tecnica anche involontaria, cercare di coinvolgere nel guaio anche l'altra persona. Certamente anche voi poi avrete avuto le vostre responsabilità, però per l'argomento che vuole venire a trattare con voi, diciamo che l'unico responsabile o l'unica responsabile è lui o lei per l'inizio. Poi le cose ognuno di voi sa come sono andate. Quindi questo aspetto potrebbe un po' darvi fastidio, anche perché io vedo che qui i sentimenti sembrano proprio esserci da entrambe le parti, ma voi è tanto che aspettate questo passo avanti e ormai è come se non ve lo aspettaste. È vero che in questo periodo lo sentite arrivare perché avete quel sesto senso, però c'è sempre, no, quella idea del uff, figuriamoci se, e invece sì, se partiamo da una carta centrale che è le stelle, quindi proprio la speranza, il desiderio che le cose si appianino, la bellezza, l'armonia, questa è dove vuole andare a parare ed è
effettivamente vuole, come vedete, ripristinare quanto c'era prima, che era bello, era per questa persona appagante. Poi chissà che cosa è successo. Beh, innanzitutto io credo che ci sarà un primo contatto in questi termini, poi certo non si fermerà qui la cosa. Sappiate che sta per dirvi. Allora, la cosa importante è che prova ancora dei sentimenti e che vuole ricominciare. Se andiamo a grattare un po' invece per quanto riguarda il tono con cui questo discorso viene affrontato all'inizio, è un tono che potrebbe infastidirvi perché lo sentite un po' manipolatorio. Poi dopo passa, come vedete. Però sta per dirvi cose belle, all'inizio vi lascerà un po' così. Vabbè, insomma, poi tanto da quello che vedo vi conoscete piuttosto bene, quindi saprete anche come aggirare l'ostacolo se tenete appunto a ripristinare i rapporti con questa persona. Comunque questo è quello che sta per confessarvi. Bene, allora anche per chi ha scelto la pietra bianca questo interattivo finisce qui. Spero che sia stata la vostra variante, anche perché se non l'è stata probabilmente siete già in un'altra. Quindi se vi è piaciuto il video mettete il like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Vi ricordo ogni lunedì c'è l'oroscopo segno per segno con l'ora crochet. E seguitemi anche su cartomantic.com perché stanno arrivando appunto delle belle sorprese. Con questo io come sempre vi faccio un enorme in bocca al lupo, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao a tutti. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo interattivo. Come sempre mi auguro che abbiate passato un momento gradevole, che abbiate avuto dei consigli, insomma, che vi possano essere utili, delle anticipazioni in questo caso che vi possono essere ancora più utili. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a seguirmi su Instagram. Con questo io vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao a tutti!